E ciao a tutti ragazzi, io sono Gilda Fashion e benvenuti in questo mio nuovo video unboxing in cui andremo a spacchettare altri due pacchetti di patatine di Marche e Orso, sì, perché non mi sono arresa e volevo sperare di trovare questa volta almeno orso. Voglio l'orso a chiotto. Qualcuno di voi mi ha detto che Marche l'altra volta, per chi si fosse perso il video, andasse a recuperarselo, perché vi lascio il link qui in info box del video dell'altra volta in cui ho aperto altri due, diciamo, ho aperto due pacchetti di patatine, quindi i primi che ho aperto di Marche e Orso, che sono gli stessi, ma ne ho aperti i primi due già l'altra volta, e ho trovato un personaggio che qualcuno di voi mi ha detto che era sempre Marche ma travestita da, quindi per chi se lo fosse perso, non voglio spoilerare nulla per chi non l'ha visto, quindi andate a vederlo qui in info box, vi lascio il link sotto. E io questa volta vorrei trovare Orso, però prima, se ancora non l'avete fatto, vi invito gentilmente ad iscrivervi al mio canale, pigiare sul tasto della campanellina, lasciarmi un like di supporto, commentate se volete che vi saluti nel video domenica prossima e condividete i miei video con chi volete per aiutarmi a sostenere il canale. Ma adesso iniziamo e speriamo che questa volta mi vada bene. Io inizierei da questa e quindi non si scherza. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Orsetto, ti prego, vieni a me. Che ho provato? E che? Non ho trovato l'orso a chiotto, però ho trovato qualcosa di rosa. E cosa potrà essere? Prima mangio una patatina. Sono rustiche, ve lo ricordo. Sono così quelle di Marche e Orso. Buona. Come consistenza preferisco quelle rustiche, quelle classiche. Però come sapore sono poco salate. Cioè ne hanno salate poco. È meglio per la salute, ma non per la lingua mia, ecco. E quindi preferivo quelle, diciamo, normali, che sono più salate. Sono leggermente dolci queste, non dolci ma poco salate, insomma. Comunque ho trovato, ragazzi, guardate. Chi è Sara? Chi sarà? Chi è? Io volevo Orso, però sempre aver trovato lei, che di nuovo quello dell'altra volta, che era Marche travestita da. E non mi piaceva per niente. Tutto sembrava tranne che Marche. Beh, allora, dov'è l'apertura facile? Qua? Possibile che non ho fatto un'apertura facile qui. Dove da capo prendere le forbici? Scusate ragazzi, ho dovuto girare in lungo e largo nel deserto per trovare queste. Non hanno messo l'apertura facile, uffa. Perché non le mettono tutte? Non lo so. Cosa ho trovato? Penso sia anche questo un pentop, però non c'è scritto che sono pentop, però sono pentop. Lo capisco perché vedete che c'è il buco? Ed è bellissima Marche. Che carina. Rosa. Però, da una parte sono contenta perché è rosa. Io però, dall'altra no, perché voglio l'orso. Abbiamo ancora una possibilità di trovarlo. Però, più che Marche, vedete la faccia? È carina. È molto carina. Però, diciamo, in sé è carina come sorpresa. Metto a fuoco. Però, sembra più che Marche una befana, praticamente, che sta consegnando caramelle, diciamo, nella giornata dell'Epifania, che però prima di passare a consegnarle è passata da una fontana in cui tipo dicono che se uno beve l'acqua, diciamo, ringiovanisce. Quindi, allora ragazzi, io proseguirei con la seconda patatina, cioè con il secondo pacchetto di patatine. 1, 2, 3. Orso, vieni a me. Non ho trovato Orso, però vi dico una cosa. Io non so chi sia questa. Non mi dire che è sempre Marche, ma questa volta non saprei dire in che personaggio, in quale caspiterina di personaggio, cioè, sia. Perché ora, molti di voi, non so se saranno d'accordo con me, ma a me ricorda tanto, ma tanto, la testa del film di Piccoli Brividi. Cioè, vi ricordate il film di Piccoli Brividi, la notte di Halloween? No, la notte, sì. Che c'era la testa di, come si chiamava? Beth, non mi ricordo. Che c'era la mamma che le aveva fatto praticamente la testa in ceramica. Cioè, a me sembra lì. Oddio.
Sapete quel film, quella puntata in cui la ragazzina, no, si vuole comprare una maschera di Halloween e poi se la mette non riesce più a staccarsela, che aveva la testa. Cioè, a me lei sembra, cioè, sinceramente, non mi sembra Masha, mi sembra la testa di piccoli brividi. Va bene. E queste sono le sorpresine che abbiamo trovato. Io speravo di trovare, sinceramente, orso. Che dirvi, ragazzi? Non ho trovato orso. Questo orso, evidentemente, non vuol farsi trovare. Boh. Io di queste patatine di Mashorso non ne prenderò più perché ne ho già prese 4, quindi. Se il video vi è piaciuto, io vi invito calorosamente, mascimamente, orsettamente a iscrivervi al mio canale, pigiare sul tasto della campanellina, lasciarmi un like di supporto, commentate se volete che vi saluti nel video di domenica prossima e mi raccomando, condividete i miei video per aiutarmi a sostenere il canale. Un abbraccio immenso e un bacione della vostra Gilda Fashion. Oddio, io lo farò da qua, è uscito da qua. Che cosa è uscito? Mi succede sempre quando mangio le patatine. Riprova. Non mi esce. Mi sta venendo il nervoso. Gilda, respira. Va bene.